Cominciamo la lezione di oggi. Mi rendo conto che ci sono difficoltà dovute alla sovrapposizione di orari con alcune lezioni. Purtroppo, quella della sovrapposizione delle lezioni all'università è un po' come è un irrisolvibile. Mi viene da dire che sono come le antinomie di Kant. Si sceglie l'antesi o si sceglie l'antitesi, ma entrambe insieme contemporaneamente non si possono contemplare. Quindi cerchiamo di procedere. Questa lezione, ovviamente, come tutte le precedenti, verrà registrata, sempre col sistema del doppio binario, per cui verrà registrata su Team e in questa versione sarà disponibile esclusivamente dentro Team e poi con una registrazione esterna a Team che invece verrà resa pubblica e messa a disposizione degli studenti su YouTube e su formazione online. Allora, io inizierei oggi prendendo spunto da una domanda che mi è giunta via mail, che mi costringe un po' ad allargare lo spettro delle questioni. Spero di non allargare troppo, perché altrimenti poi già sono divagante di mio, il corso non finirà mai. Ma in qualche modo ci fa affrontare uno dei temi che resta sullo sfondo di qualsiasi analisi che noi si voglia fare da un punto di vista di storia della filosofia, del rapporto tra il pensiero di Foucault con la filosofia del Novecento, intesa nel suo complesso. Ora non stiamo. La filosofia del Novecento è un oceano sterminato, e quindi anche solo mettere in rapporto il pensiero foucaultiano con la filosofia francese è estremamente complesso, ma ci sono alcuni temi della filosofia novecentesca che soprattutto nell'arco degli anni che vanno dalla metà degli anni 40 alla metà degli anni 70, investono in maniera rilevante il dibattito filosofico. Posso sintetizzare questi temi in un'espressione un po' tranchant, ma che prendetela per quella che è, insomma, come un tentativo di fornire un punto di riferimento, che è il rapporto della filosofia intesa come analisi razionale, indagine razionale del mondo con il nazismo. O meglio ancora, il rapporto tra la ragione quale strumento cardine dello sviluppo dell'essere umano con quella particolare forma di ragione, di razionalismo che sembra si sia esplicata e manifestato con il nazionalsocialismo. Cerco di spiegarmi meglio. Da parte di alcuni pensatori, anche tra i più rilevanti, il nazionalsocialismo, il nazismo, l'hitlerismo non è stata vista come una patologia del pensiero occidentale, non è stata vista come una sospensione della ragione, quanto piuttosto come la più coerente conseguenza di una certa forma che la ragione ha assunto a partire proprio dall'illuminismo. Citando Weber, l'altra volta avevo insistito sul fatto che Weber, citato a sua volta da Habermas nel discorso filosofico sulla modernità, aveva caratterizzato la modernità e il razionalismo occidentale moderno come una forma di desacralizzazione. A Weber si è anche soliti ricondurre una particolare interpretazione del concetto di ragione in termini puramente strumentali, tant'è vero che Weber sarebbe, in certa misura è, poi ora, il cosiddetto teorico del politeismo dei valori, ovvero la ragione può fornirci gli strumenti, il metodo più idonei per
per giungere a determinati fini, ma nulla può dirci sul valore di questi fini. Nulla può dirci sulla valenza, potremmo dire ideale, morale, di questi fini. Politeismo dei valori cosa significa? In qualche misura poi è vero che da questo punto di vista è stato facilmente accostato a un certo relativismo, che essenzialmente i valori al plurale, scusate, apro e chiudo parentesi, ovviamente tutto il discorso di Weber bisogna sempre inquadrarlo all'interno del dibattito post-nicciano anche sulla trasvalutazione di tutti i valori, sulla critica che Nietzsche fa, particolare nella genealogia della morale, ma anche nella grande scienza. Basti pensare semplicemente al formidabile aforisma sulla morte di Dio, con tutte le conseguenze che questo comporta. Bene, il politeismo dei valori indica in Weber proprio il fatto che noi non possiamo in realtà portare argomenti razionalmente sostenibili a favore di determinati valori contro altri, o meglio, sono sempre argomenti che in realtà affondano a un certo punto in una adesione a valori che a loro volta non possono essere ulteriormente fondati razionalmente. È un'idea, come dicevo, di ragione eminentemente strumentale. Già nel Settecento questo era un tema che era stato abbozzato. Già nel Settecento, che è in qualche modo l'origine di tutti questi temi, tale riflessione era stata avanzata, per esempio, da Rousseau, in particolare nelle passeggiate, nelle fantasticherie del passeggiatore solitario, ma anche in altri momenti della riflessione rousseauiana, la distinzione tra la ragione come facoltà, noi diremmo oggi calcolante, strumentale, e la coscienza morale del bene e del giusto sono due cose diverse. Nel Novecento questa dicotomia sembra condursi alle estreme conseguenze, al punto che proprio il valore puramente strumentale e la potenza calcolante della ragione fornisce essenzialmente alle manifestazioni di potere anche più violento, il nazismo, la legittimazione del suo essere. È vero che il nazismo presenta caratteri di razionalità estrema, razionalità calcolante, potremmo semplificare in questi termini, razionalità strumentale. La logica interna al nazismo sembra avere un carattere ineluttabile. Dico sembra perché ho sempre delle perplessità di fronte ad espressioni quali logiche interne applicate a fenomeni storici. In me permane sempre una sorta di resistenza empirica e, diciamo pure, storicista materialista, che non apprezza il concetto di necessità applicate a fenomeni storici. Ma questo è un altro discorso. La logica interna al razionalismo occidentale, che è una logica che spesso viene a identificarsi, soprattutto in alcuni, con la logica del capitalismo, e quindi con la logica del potere politico ed economico di una determinata classe, o meglio di un determinato sistema che si autoalimenta, si manifesta pienamente nel nazismo. Il primo grande testo che probabilmente esplicita questa connessione, lo conoscete sicuramente tutti, quantomeno per sentito dire, è un testo di Adorno e Horkheimer, La dialettica dell'illuminismo. Testo splendido, pubblicato nel 1947, scritto negli anni precedenti, probabilmente, anzi sicuramente, partono da una serie di appunti presi dalla moglie di Theodor Adorno nel dibattito fra i due amici, Max Horkheimer e Theodor Adorno, e che costituisce l'ossatura di questo testo, in dibattito nel 1944. È un testo che, non dimentichiamolo, viene scritto da due grandi filosofi tedeschi negli Stati Uniti,
rifugiatisi negli Stati Uniti, i quali riflettono non soltanto sulle vicende dell'Europa, ma anche su quel che vedono nel mondo americano, nel mondo statunitense, come prossimo futuro del mondo. È l'impero della ragione calcolante, nella loro prospettiva. Ma, aggiungono, dialettica dell'illuminismo, è un risultato in qualche modo, di nuovo, necessario di che cosa? Di una concezione di illuminismo e di ragione che si presenta ai loro occhi come essenzialmente unilaterale. Il concetto di illuminismo, forse il capitolo più denso per certi aspetti del lavoro, inizia, scusate, con queste frasi, con questa frase: l'illuminismo, nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso, già di questo abbiamo avuto modo di parlare, insomma, l'idea di progresso è indiscutibilmente legata all'idea di illuminismo, in particolare devo dire quello dell'illuminismo francese, ma non solo in realtà, ma è solo a un certo punto che l'idea di progresso si lega a doppio filo con l'idea di illuminismo. Essenzialmente, sicuramente, c'è Adam Smith, c'è sicuramente, insomma, alcuni cenni in Voltaire, perché no? In Diderot avrei qualche perplessità, in Rousseau assolutamente no, ma tra i grandi teorici della filosofia e della storia del Settecento, accanto a Smith, per esempio, abbiamo già indicato, per dire, Vico ed Herder, che indiscutibilmente avevano nei confronti di quello che noi chiamiamo illuminismo un atteggiamento meno univoco. Spesso e volentieri voi trovate, a proposito di Vico, ricordate l'espressione di Benedetto Croce, Vico era il XIX secolo induce, quindi in realtà un grande anticipatore dell'idealismo, dello storicismo romantico, non un illuminista, anzi, secondo alcuni interpreti della storia della filosofia italiana, Vico è un anti-illuminista, un grande, grandissimo storico israeliano, Zev Sternel, ha individuato nella figura di Vico un emblema del controilluminismo, e vedremo fra un attimo che cosa si intende, e accanto a Vico, Sternel indica l'altro grande ispiratore della filosofia della storia, che è Herder. A sua volta Herder, con grandi difficoltà, noi potremmo inserirlo immediatamente nell'illuminismo tedesco. Poi, anche qui, scusate, apro e chiudo parentesi molto breve, attenzione sempre con le categorie storiografiche. Identificazione illuminismo 700, romanticismo 800 è una identificazione a prendere molto con le molle. Goethe, per dire, cioè è il più grande dei poeti romantici, e non solo romantici, più grandi poeti tedeschi, a sua volta era un figlio dell'illuminismo a tutti gli effetti, e a sua volta viene considerato come uno dei coloro che hanno superato in qualche misura l'illuminismo, ma questo appunto è un altro discorso. L'idea di progresso associata all'illuminismo è figlia in particolare di una certa interpretazione che è legata alla rivoluzione francese, secondo me. Ho concluso la lezione l'altra volta chiedendovi quando finisce la rivoluzione francese, poi vedremo di dare una possibile risposta a questa domanda e cerchiamo anche di capire perché è così rilevante filosoficamente. Ma prendiamo per buona questa interpretazione dell'illuminismo di Adorno e Horkheimer. Allora, pensiero in continuo progresso ha perseguito da sempre l'obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni. Ma la terra interamente illuminata splende all'insegna di trionfale sventura. Il programma dell'illuminismo era di liberare il mondo dalla magia. Essa si proponeva di dissolvere i miti e di rovesciare, quindi battere, di sconfiggere l'immaginazione con la scienza. In realtà,
la credulità, l'avversione al dubbio, l'avventatezza nelle risposte, lo sfoggio di cultura, la paura di contraddire, l'interesse personale, l'indolenza nelle ricerche, il feticismo verbale, la tendenza a fermarsi alle conoscenze parziali, tutto ciò e altre cose hanno vietato le felici nozze dell'intelletto umano con la natura delle cose per accoppiarla a concetti vani e esperimenti disordinati. Contro tutto questo si è battuto l'illuminismo. Cerchiamo di smontare un po' questo inizio e vediamo come agisce questo sullo sfondo di questa interpretazione della ragione calcolante. Intanto, alle spalle, potremmo quasi dire, di questa pagina ci sono alcuni grandi concetti e alcune grandi figure. Prendiamo subito una grandissima figura, Walter Benjamin. Walter Benjamin, grande. Rispondo subito alla domanda, scusate, lo spiritualismo ha spazzato via quel po' di illuminismo italiano? No, non ne sono sicuro. O meglio, l'illuminismo italiano rispetto a quello francese e rispetto a quello tedesco, rispetto a quello inglese, insomma, ha avuto delle peculiarità. Per contro, inutile girarci intorno, fatti salvi alcune personalità assolutamente eccezionali, Vico, su tutti. Ma dopo Vico dobbiamo arrivare in realtà a Croce, Gentile e Gramsci. Il pensiero filosofico italiano, spero che non mi ascolti mai il professor Ciraci quando dico queste cose, però non presenta personalità particolarmente rilevanti. Indiscutibilmente Cattaneo è stato un signor autore, indiscutibilmente Labriola è un pensatore politico di tutto rispetto. Ci sono scienziati italiani che valgono, ma la filosofia italiana è stata colpita a morte, usiamo un'espressione un pochino roboante, dal processo Galileo Galilei. Da quel momento la filosofia italiana ha avuto un problema enorme con lo Stato e la Chiesa, essenzialmente, con la religione cattolica e lo Stato e la Chiesa. Sono due cose diverse, perché anche la Francia è un paese cattolico, ma la filosofia francese ha combattuto una violentissima e feroce polemica, una guerra culturale contro alcuni aspetti del cristianesimo almeno, poi a volte contro il cristianesimo tout court. Pensate all'espressione di Voltaire, écraser l'infâme, schiacciate l'infâme, che era la Chiesa di Roma, e per Chiesa di Roma Voltaire intendeva, oltre che in realtà storica, la connessione oscena, diceva, tra potere politico e potere spirituale. E quindi l'affare Calas e così via. In Italia, in realtà, sono abbastanza convinto del fatto che l'illuminismo più fecondo e più straordinario si sia mosso, uso l'espressione del Settecento riformatore, diciamo, meravigliose ricerche di colui che è forse il più grande storico dell'illuminismo, non solo italiano, Franco Venturi. L'illuminismo italiano si è caratterizzato per essere un pensiero laico, dove per laico non si deve intendere immediatamente come antireligioso o ateo, quanto piuttosto come tentativo di distinguere volta per volta in maniera puntuale l'ambito dello spirituale dall'ambito del politico e del morale, che si manifestava in particolare in determinate discipline che appartengono poi di fatto alla modernità, il moderno diritto penale, Beccaria, ma anche Verri, l'osservazione sulla tortura, l'economia politica, Antonio Genovesi, e altri contesti, in particolare appunto l'ambito dell'alveo del diritto. Ora, lo spiritualismo italiano e poi l'idealismo italiano sono state due importanti scuole. Devo dire che secondo me, soprattutto l'idealismo, quello che ha avuto maggiore impatto tra la seconda metà dell'Ottocento, a partire dagli Spaventa, fino agli anni Sessanta. Poi adesso in realtà tendiamo a trattare l'idealismo come come posso dire, quasi
un rottame del secolo precedente filosoficamente poco rilevante. Insomma, è stata una stagione straordinariamente ricca, indiscutibilmente con peculiarità che ne hanno limitato la diffusione al di fuori dell'Italia e che hanno anche fortemente influenzato, non sempre in positivo, chiariamolo, la cultura italiana. Basti semplificare in maniera un po' così il fondamentale antiscientismo di certe posizioni crociane gentiliane. Lo stesso Gramsci è stato più volte accusato di essere essenzialmente un crociano, perché si ispirerebbe essenzialmente alla filosofia di Croce. Posizioni queste espresse anche da amici di Gramsci, non solo da interpreti. Posizione che non mi trovano d'accordo, ma che hanno delle importanti pezze d'appoggio. In realtà l'illuminismo italiano, appunto, trova il suo punto forte nella riflessione sul diritto, la grande riflessione sulla giurisprudenza italiana. Guardate, gli studi sul costituzionalismo, sulla figura della Costituzione e sugli studi sulla storia del diritto fatti in Italia, sono tra i più importanti degli ultimi 200 anni. Gli studi sulla storia del diritto europeo, per esempio, che partono essenzialmente, scusate, partono dai glossatori di Bologna. E quindi la prima grande università europea, che è quella di Bologna, si fonda sulla facoltà di diritto e quindi sulla necessità del diritto. E allora, l'Italia ha sempre avuto, la cultura italiana ha sempre avuto un rapporto molto forte con il diritto. La filosofia italiana, da un certo punto in poi, ha dovuto, fra virgolette, almeno fino alla metà dell'Ottocento, fare i conti con un problema, per cui essenzialmente di alcune cose non si potevano parlare, mo semplifichiamo, ma ha risentito di uno shock culturale spaventoso. Il processo Galilei ha segnato la cultura italiana. Intorno al 1690 a Napoli ci fu un processo molto meno importante, per amor del cielo, ma comunque di grande rilievo, agli ateisti, in cui alcuni studiosi, scienziati, filosofi napoletani, neanche forse particolarmente famosi, vennero accusati di essere atei, cioè democritei, corpuscolaristi, lucreziani, cartesiani, per loro era tutto uguale. E quindi rischiarono la prigione, se non proprio il rogo, sicuramente la prigione, il carcere a vita, cose di questo genere. Un altro straordinario filosofo 700 e 700 italiano, Pietro Giannone, beh, ha passato gli ultimi anni della sua vita in prigione per aver scritto Il Triregno, che era un'opera, noi diremmo oggi, di storia della religione, di storia del cristianesimo, in cui però demitizzava le origini del cristianesimo. Ciò detto, mi chiedo a volte quanto lo spiritualismo italiano abbia impattato nella cultura italiana e non so darvi una risposta. Secondo me, meno di quanto si creda. E vi faccio un esempio molto semplice e poi torno al tema iniziale. Uno dei maggiori esponenti del pensiero cristiano ottocentesco italiano, Alessandro Manzoni, che è non soltanto un grandissimo romanziere, ma anche un grande moralista, è illuminista, lo è di formazione, era nipote di Beccaria, si era nutrito della cultura illuminista degli ideologhi, dopodiché restò illuminista, io continuo a dire, a proposito di che cosa, per tutta la sua vita. Nell'ambito del diritto per la difesa degli imputati, o meglio di coloro i quali non potevano difendersi contro lo strapotere del potere politico e della superstizione. Pensate alla storia della colonna infame. La storia della colonna infame, da questo punto di vista, dice tutto. Perché nei Promessi Sposi Manzoni è così feroce nei confronti della Azzeccagarbugli? Perché la Azzeccagarbugli è un'espressione di un magniloquente, presuntuosa sapienza, anzi insipienza,
del diritto, il quale diritto si rifiuta di rifarsi alle leggi della ragione, le uniche leggi che in realtà dovrebbero governare quella difficile, difficoltosa, povera, indiscutibile, ma comunque presente conoscenza del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto che l'uomo ha, per sottomettersi immediatamente, semplicemente, a più forte. Pensate di nuovo alle pagine meravigliose dei Brevissimi Sposi dedicate alla peste di Milano, lasciamo perdere quanto lì Manzoni poi riecheggi indiscutibilmente molti trattati scientifici, molta letteratura seicentesca sulla peste che c'era, dove la conosceva, eccetera, eccetera, ma pensate alla presa in giro ferocissima che Manzoni fa nei confronti di quei sapienti che negano l'esistenza della peste perché non è sostanza, non è accidente, eccetera, eccetera, dopodiché muoiono uccisi dal nulla. Qual è cioè la questione? L'illuminismo italiano, insisto, non è necessario. L'illuminismo italiano non chiaramente si caratterizza per toni atei. Lo stesso Giannone, indiscutibilmente anticlericale, non era un ateo. Si rifaceva semmai un'idea diversa di religiosità, anche cristiana. Altra personalità importante del Settecento italiano, Alberto Radicati di Passerano, riscoperta anche egli da Franco Venturi. Stessa situazione, lui fu costretto a scappare all'estero, se non ricordo male, morì in Inghilterra, va bene. Ma pensate al più grande, accanto a Manzoni, al più grande illuminista italiano, che è Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi è indiscutibilmente ateo, e fin lì non ci piove, non è un problema. È indiscutibilmente materialista, e fin lì non ci piove, non c'è problema. Non dimentichiamo mai che Leopardi fu di formazione francese, nel senso che studiò materialisti francesi, ma che era anche intessuto di lucrezismo. E Leopardi è un unicum per certi aspetti della cultura italiana, per molti anni resterà un unicum. Lo spiritualismo si appoggerà in parte all'idealismo, nella lotta antilluminista. Poi, quando è che lo spiritualismo italiano, penso in particolare alla figura di Gioberti, diciamo che lui può essere considerato uno spiritualista, dov'è che diventa particolarmente rilevante? Ci sono questioni di contingenze politiche. Nel processo di formazione dell'Unità d'Italia, che sia favorevole al Regno d'Italia, che lo si tolleri a malapena, si capisce ben presto che la cultura cristiana, anzi cattolica italiana, deve scendere a patti con il neonato Stato italiano e lo fa tramite la scuola. Guardate, piccola domanda che è paradossale. Se dovessimo indicare dei vincitori della riforma delle guerre di religione del Cinquecento, tra riformati, luterani, calvinisti, eccetera, eccetera, e cattolici, alla fine a vincere furono due: Ignazio di Loyola, i gesuiti, perché fondò una scuola. Dall'altra parte, Melantone, il grande amico di Lutero, perché anche egli fondò una scuola. Cioè, entrambi compresero che la formazione dell'elite passava attraverso, e quindi il controllo di fatto degli stati che si stavano formando, passava attraverso l'educazione, la scuola. Ecco perché nel Settecento diventa, durante la Rivoluzione diventa così importante la scuola. Ed ecco perché la ragione che si esplica, dice Adorno e Cramer, come forma di critica del mito, come obiettivo togliere agli uomini la paura e renderli padroni. Allora, torniamo a quello che dicevo prima. C'è una grande figura, che è Walter Benjamin. Walter Benjamin è una delle figure più affascinanti del primo Novecento mondiale, non soltanto comunque europeo. Scrittore, saggista, critico letterario,
storico del teatro, filosofo, teologo, eccetera, eccetera, eccetera. Nelle sue opere, in particolare la raccolta di scritti che noi leggiamo sotto il titolo di Angelus Novus, in particolare le famose tesi di filosofia della storia, Benjamin combatte ossessivamente, vorrei dire, un'idea che trova, se non perniciosa, inquietante, che è l'idea di progresso. Nelle tesi di filosofia della storia, a un certo punto, partendo da un quadro meraviglioso di Klee, L'angelo della storia, il quale dice Benjamin, viene raffigurato mentre viene travolto e trascinato dal vento che soffia dal paradiso. Egli non può fermarsi. Non ha la possibilità di arrestare il suo volo, ma l'unica cosa che può fare è osservare, forse anche soffrendo, la storia che egli vede osservare, che vede scorrere sotto i suoi occhi. Ma è una storia di catastrofi. Questo tentativo da parte dell'uomo, ecco, forse riuscite in questo momento a vedere il celeberrimo quadro di Klee, questo famosissimo. Bene, questo tentativo di pensare la storia non in termini di progresso. Non, guardate, non si tratta di contrapporre al progresso degli illuministi la distruzione, faccio per dire, degli anti-illuministi, ma si tratta di pensare alla storia non in termini di sviluppo necessariamente, ma di ricostruzione, in certi momenti, dice Benjamin, di un momento di pausa. Benjamin dedica molta parte della sua riflessione alla critica del mito, alla critica del mito in quanto espressione di potenze pre, diremmo noi, logiche, pre-razionali, vengono raffigurate metaforicamente, artisticamente, nelle grandi opere letterarie di Kafka, dalla figura dei vecchi. La lettera al padre di Kafka può essere un elemento importante. Pensate anche ad alcuni racconti kafkiani. Pensate ai vecchi del castello di Kafka, sempre. Ma soprattutto, in Benjamin, le potenze del mito sono quelle potenze che fondano il diritto. Allora, il diritto, che, ve l'ho detto poco fa, da un punto di vista dell'illuminismo è la massima espressione della ragione, viene visto in realtà da Benjamin, dalla prospettiva di Benjamin, come l'espressione più precipua, più perfetta quasi, di queste potenze mitiche, delle potenze pre-razionali del mito. D'altra parte, se ci riflettete, il diritto romano, cioè forse la più perfetta e coerente espressione del diritto antico, ma non solo di quello antico in realtà, la storia del diritto romano e la storia dell'Europa, beh, si fondava sul giuramento sugli dei e sulla volontà degli dei. Zeus era colui che garantiva i patti, garantiva l'osservanza dei giuramenti, quindi l'essenza stessa del diritto si fonda su questo. Allora, nel momento in cui il diritto è legato al mito e non alla ragione, nel momento in cui quindi il concetto stesso di legge viene da Benjamin smascherato come semplice espressione della potenza e della violenza,
Il mondo ideale di Benjamin è un mondo senza legge. Il mondo ideale di Benjamin, lo dice Benjamin, in alcune pagine, può essere rappresentato attraverso due immagini. Da una parte c'è il giardino di Epicuro, dove tutti coloro che seguivano l'insegnamento del maestro Epicuro vivevano senza il bisogno della legge, perché era sufficiente l'uso dell'amicizia e della ragione. Tra amici non c'è bisogno di alcuna regola. Oppure, anche qui interessante, in Benjamin, la grande stagione settecentesca dei salotti, dove la bienséance, il saper parlare, la cortesia, la gentilezza, prendeva il posto della legge. Permettetemi una battuta. C'è una canzone di Bob Dylan, non mi ricordo il titolo, ma fa niente, la potete trovare molto facilmente, in cui a un certo punto Dylan dice che bisogna essere molto onesti per vivere senza legge. Ovvero, è possibile vivere senza legge, senza tetto né legge? Guardate, questa è un'espressione bellissima. Saint-Ouen-Illois, senza tetto né legge, cioè senza alcuna autorità superiore? Sì, soltanto però se siamo molto onesti, se siamo capaci di essere autodeliberanti, autonormativi. E qui vi faccio un'altra domanda. Ma per quale motivo l'anarchismo nasce alla fine del Settecento? Fine del Settecento, in realtà Ottocento. Ma uno dei primi grandi pensatori anarchici è William Godwin. William Godwin è celebre filosofo del diritto, filosofo politico inglese alla fine del Settecento, famoso, ahimè perché insomma meriterebbe un'altra sorte, però un altro discorso, soprattutto per essere marito di una straordinaria figura che era Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft è una figura eccezionale del Settecento europeo, scrittrice, pensatrice politica, filosofa, di altissimo valore, che fra le altre cose, insomma, visse a Parigi durante la rivoluzione e arrivò a scontrarsi con Robespierre durante gli anni del terrore, che come potete ben immaginare non era una cosa particolarmente salutare. E poi perché William Godwin è anche e fu anche padre dell'unica figlia che ebbe con Mary Wollstonecraft, Mary Godwin, che immagino tutti voi conosciate come Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein. Autrice in realtà anche di un altro libro altrettanto, più per certi aspetti, meno bello ma altrettanto inquietante, qual era L'ultimo uomo. Ma Mary Shelley, compagna e moglie del grande poeta, filosofo Percival Shelley, eccetera, eccetera. Ora, questo insieme di figure che caratterizzano la fine del Settecento e inizio Ottocento inglesi sono intrise di cultura francese. Beh, l'anarchismo nasce in questi anni. Perché? Perché nasce filosoficamente sulla convinzione che l'uomo sia capace di essere autonomo, che non ha bisogno di alcuna legge che non sia, attenzione, non la legge del cuore. La legge del cuore, la legge di Dio iscritta nel cuore degli uomini, era presente per esempio anche nei movimenti ereticali già medievali, ma del Cinquecento. Credo di aver già accennato a Thomas Münzer, alla rivolta dei contadini, troncata nel 1525. Questi conducevano una guerra contro il mondo, contro l'ordine sociale, per far sì che la legge del cuore, la legge di Dio scritta agli uomini, rovesciasse il mondo di Satana. Ma l'anarchismo da Godwin in poi affonda le sue radici in Montesquieu, affonda le sue radici in Rousseau, affonda cioè le sue radici nella convinzione che gli uomini siano capaci di vivere sul piano della parità e dell'argomentazione condivisa della ragione senza le leggi, e quindi senza la necessità di un'autorità superiore. Ora,
Cos'è che entra in crisi a un certo punto? Proprio forse, nella prospettiva di Adorno e Horkheimer, mediante l'idea di progresso, questa capacità dell'uomo di vivere senza legge. Il diritto, che in Benjamin è l'espressione delle potenze più terrificanti del mito, si nasconde sotto la forma della ragione e sotto le forme delle istituzioni della ragione, il matrimonio, il diritto penale e così via. Dice Benjamin, leggendo Kafka, una cosa bellissima a un certo punto. Com'è possibile sconfiggere le potenze del mito? Noi potremmo dire, trasformando questa domanda in termini di filosofia della storia di stampo illuminista, com'è possibile progredire fino al punto da eliminare la paura? La risposta di Benjamin è netta, è impossibile. Noi non possiamo mai vincere. L'unica cosa che possiamo fare è rinviare la fine, procrastinare la sconfitta. E come? Metaforicamente, artisticamente, prende un racconto di Kafka, il nuovo avvocato, che sarebbe Bucefalo, il cavallo di Alessandro Magno, studiando il diritto senza però esercitarlo, sospendendo l'azione. Cioè, in qualche modo, combattendo, avendo la forza di combattere il male presente, non per guadagnare un paradiso futuro, non per conquistare la giustizia domani, ma per dare giustizia ai morti. E questo è uno dei punti formidabili di Benjamin, nella tesi filosofica della storia. Il materialista storico non deve impegnarsi per la realizzazione del paradiso in terra, un futuro, la rivoluzione comunista, ma deve impegnarsi per ridare voce agli sconfitti della storia, a tutti coloro i quali sono stati schiacciati, umiliati, uccisi dalle potenze del mito, dalle potenze dei padroni, dalla violenza, dalla legge che, fingendosi ragione, in realtà si mostra in tutta la sua devastante potenza. Gli schiavi di Roma, vengono in mente, i servi della gleba, i contadini uccisi a Frankenhausen. Scusatemi, sto tornando così spesso sull'esempio di Frankenhausen e della guerra dei contadini, Thomas Müntzer, ma per un motivo molto banale. Quando Walter Benjamin scrive queste pagine, le tesi filosofia, la storia e così via, quando Adorno e Horkheimer cominciano a studiare, c'è un altro grandissimo filosofo tedesco, Ernst Bloch, che, oltre che il principio speranza, scrive la sua grande, piccola, perché non è molto ponderosa, ma è grande per importanza, opera su Thomas Müntzer. Come potremmo dire, in termini inesatti, ma per ora passatemi l'espressione, prodromo, come anticipatore della rivoluzione comunista. E quindi, di nuovo, quando nasce il primo atto di rivoluzione in Europa? Sì, come diceva Hegel, in Francia c'è stata la rivoluzione francese, ma noi abbiamo avuto la riforma. Bloch prende molto sul serio questa affermazione hegeliana, ma in termini, vorrei dire, non hegeliani. Attenzione, non c'è stata semplicemente una rivoluzione interiore che sarebbe la riforma come un movimento spirituale. No, no, c'è stata un'ambizione politica di grande importanza e violenza, schiantata, devastata dall'alleanza tra principi protestanti e Chiesa Cattolica, la guerra dei contadini. Ma è quello il primo momento che l'idea di eguaglianza radicale, la prospettiva di Bloch, è il primo momento in cui l'idea di eguaglianza radicale compare nella storia europea. Nel Settecento Rousseau e altri riprendono questa idea, però la trasformano. E allora,
e con questo chiudiamo la prima lezione, con questa sintesi, con questo aspetto, il razionalismo illuminista come battaglia contro la paura viene da Adorno e Horkheimer, proprio avendo sullo sfondo figure come questa di Benjamin, semplicemente interpretata come, sì, guerra contro la superstizione, la paura, come realizzazione di un grande progetto filosofico della modernità, perché qual è il grande progetto filosofico della modernità? Da Bacone in poi, dare all'uomo il dominio sulla natura così che egli non abbia più paura degli eventi naturali, di ciò che non conosce. Ma questo rende l'uomo padrone di un mondo totalmente asservito alle logiche della potenza. L'homo homini lupus di Hobbes. Va bene, fermiamoci qui e riprendiamo fra un quarto d'ora per la seconda lezione.